perché questo è un momento delicato per tutti, forte, e i bambini non appartengono, non hanno colore politico. I bambini sono i nostri bambini, sono quelli che noi siamo stati, che dobbiamo ricordare di essere stati, con tutti i cambiamenti. Tant'è vero che io mi sono molto commossa quando mi avete dato, avete pensato di darmi questo premio, perché la mia storia politica, di lotta e battaglia la conoscono tutti, e questo mi ha fermato per dire che legge, basta leggere quello che ho scritto per capire che tipo di desiderio, di volontà, di bisogno di alleanza con le donne e con gli uomini, attenzione, che non le odiano, e vorrei dire agli uomini che le odiano che la loro fragilità dipende dal fatto che dipendono completamente dalle donne e che l'origine della loro fragilità ma del mondo. E vorrei anche dire che esiste un potere costruttivo che parte proprio dall'epigenetica, cioè dalla cura proprio della vita prima che diventi da feto a bambino o bambina, che esiste un decalogo della possibilità di costruire per tutti un futuro migliore solo se noi ce ne prendiamo cura insieme.